un viaggio lungo le 8 edizioni del premio, ripercorrendo insieme la strada aperta nel 2012 in memoria di un grande artista scomparso troppo presto. Il coronavirus non ferma il premio intitolato a Checco Manente, lo cambia semmai, perché nell'impossibilità di produrre i videoclip per partecipare al concorso a causa del lockdown, quest'anno si è scelto di ripercorrere il passato, con la precisa volontà di dare comunque continuità al premio istituito dalla Marasco Comunicazione per far rivivere nella sua terra il ricordo del grande regista e musicista originario di Crucoli nel Crotonese. Così, dopo i 3 giorni di anteprima presso le cantine Greco di Torretta di Crucoli e dopo la serata Sud in Festa nel campo sportivo di Verzino, domenica 23 agosto il premio torna al santuario di Manipuglia di Crucoli. A partire dalle 21.30 si alterneranno sul proscenio numerosi artisti, simbolo della cultura musicale calabrese. Il maestro Francesco Locisano, che con la sua chitarra battente presenta il nuovo singolo Danza Ionia che anticipa l'uscita dell'album 20, il polistrumentista e compositore Sandro Sottile, e poi Ciccio Nucera, ormai noto a livello internazionale anche per il suo progetto La Tarantella Crea Dipendenza. Ancora Davis Muccari, giovane organettista e musicista con il suo ultimo lavoro discografico Canzoni d'Amuri, e infine il maestro Checco Pallone, che continua a portare alta la bandiera della contaminazione musicale e della ricerca di nuove sonorità. L'ingresso è gratuito, ma nel rispetto delle norme anti-Covid i posti saranno limitati, ragion per cui è consigliata la prenotazione.